Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Probabilmente vi starete chiedendo come mai siamo vestiti come uno scorso video, ed è perché lo stiamo registrando esattamente dopo. Sarà una sfida uno contro uno a chi riuscirà a perdere il maggior numero di etti, che non credo perderemo chili, compa, in 24 ore. Abbiamo mangiato come i porci? Sì. Potrebbe essere, dipende da quanto... Un chilo l'abbiamo preso. Cazzo, una delle tecniche potrebbe essere non mangiare. Lassativo. No, se vabbè. Ah, ognuno dovrà mettere in atto delle tecniche diverse per cercare di perdere quanto più peso possibile allo scadere delle 24 ore successive. Il video inizia ora, che sono le 21 e 32 minuti di martedì. Quindi sta andando la tisanina. Cazzo. Perché? La tisanina potrebbe essere diuretica e ti fa fare il pishet. Stasera la tisanina. Ha capito benissimo il video comunque. Iniziamo a pesare Jumpitech. Vediamo un attimino quanto, da quanto sì, parte lui. Sì, aspetta, mi svuoto un po' dalle robe. Siamo esattamente a 74 kg tondi tondi. Io parto da... Minchia lo può, ecco. 79 kg e 2. 74 tondi contro 79 kg e 2. Quindi ovviamente vloggeremo tutta la giornata di domani e tutte le nostre tecniche diverse per perdere quanti più chili, quanto più peso in 24 ore. Spoiler, non ho tecniche, ma le troverò. Che la sfida abbia inizio. Buongiorno ragazzi, sono le 7:40 del mattino e mi sono appena svegliato. Alexa, che ora sono? Sono le 9:34. Non mi sento pienissimo, anzi, rispetto a ieri, ma oggi inizia ufficialmente la sfida. Devo riuscire a perdere quanto più peso possibile in 24 ore. Non ho idea di come fare, però forse so a chi chiedere. Prima però scendo il cane che lo piscio. Si dice così da noi, no? Raga, buongiorno, mi peso per capire durante la notte quanto chili ho perso. 500 grammi. Beh, dai, ce lo andiamo a mettere su. Oddio, giustamente c'ho il peso della telecamera, un attimo. Aspetta, come cazzo è che sono 80 kg? Un attimo, mi tolgo la felpa, tutte cose. Ok, dicevo, mi ripeso. 79.3 kg. Ciò significa che ho acquisito 100 grammi rispetto a questa notte. E questo non è proprio un bene. Però ci può stare, magari la ritenzione idrica, il carboidrato che mi sono andato a assumere ieri sera mi si è andato a coagulare con le cellule d'acqua e mi si è gonfiato, così termine a caso. Anyway, la mia colazione oggi sarà questa: un umile e tristissimo vasetto di yogurt da 125 grammi e basta. Dopodiché chiederò consiglio all'esperto, come vi dicevo poco fa. Ovviamente ragazzi, altro step fondamentale è il caffè, perché senza di quello non riesco a fare la popò, e la popò oggi mi deve salvare, perché io spero che dopo la popò riuscirò a perdere almeno, non lo so, 200-300 grammi. Cioè, cazzo, dopo la pizza di ieri io credo che 200-300 grammi di caccora mi usciranno. La cosa brutta è che comunque io di mattina devo montare, devo lavorare, quindi non potrò fare nulla per poter perdere peso, non in maniera attiva perlomeno, ma posso studiare, posso informarmi. Cibare la mente è un passo verso la vittoria. La mia tecnica di oggi sarà quella di mangiare poco, e poi non lo so in realtà, perché oggi devo stare tutto il giorno fuori per fare delle cose, quindi sarò abbastanza attivo, camminerò molto, quindi a differenza degli altri giorni oggi sarò più in movimento, quindi vediamo. Al massimo farò qualche corsetta. Raga, sto andando in un posto, ho parcheggiato volutamente distante, quindi non perché non ce la parcheggio, però siccome devo perdere peso, corsettina. Sono arrivato, chissà quanto pesavo, ho perso 2 ettari. Voglio andare a vivere in campagna. Ettari, sì, vabbè. Raga, mi sa tanto che ci siamo. Ero alla postazione montaggio, stavo montando e mi è venuto uno stimolo incredibile, quindi vado a fare la cacca. A few inches later. Allora, innanzitutto ragazzi, la cosa migliore da fare qui è aprire la finestra. Dopodiché chiudere, anzi no, aspetta, chiudiamo anche questo. E decreto ufficialmente questo bagno zona rossissima. Manco rossa, proprio bordeaux deve essere. Ah, e tra l'altro mi sono anche portato avanti, perché diciamo che la mia seduta spirituale al cesso non è che sia andata proprio in maniera solidissima. Ma sono curiosissimo di sapere se ho perso qualcosa con questa seduta spiritica. Quindi un attimo che mi tolgo la felpa. Certo che ogni volta pesarsi senza felpa, senza chiavi, senza cazzate è una rottura. 79 kg tondi, ragazzi. Sì, 79 kg tondi tondi tondi. Adesso non mi ricordo quanto ero la scorsa pesata, ma avrò perso, se non sbaglio, tipo 3-4 etti. Porca troia, pazzesco. Tu che ne pensi?
Anche a te ti dovremmo pesare, cicciottello. Ciao Davide, come stai? Sto facendo un altro video. Ieri ho sgarrato, pesante. Ti dicevo, hai idea su quale sia il metodo più veloce per perdere questo peso? Io so... È corretto. Ciao Giorgio, allora... Beh, l'obiettivo ovviamente in 24 ore è semplicemente perdere liquidi, quindi tecnicamente può aiutarti il fatto di togliere completamente il sale e gli alimenti che contengono sodio, può aiutare a fare una sauna, non puoi perdere grasso in una giornata e basta, per tutto il resto non è che ci sia tanto. Ragazzi, siamo arrivati al momento del pranzo, Alexa, che ore sono? Sono le 14 del pomeriggio. Sono le 15.14, praticamente non ho toccato cibo da stamattina. Chissà se avrò perso chili, sono in giro da stamattina, quindi ho camminato un sacco, quindi già questo è sport. La mia ragazza si dissocia, non è sport camminare. Comunque, vi faccio vedere cosa mangio a pranzo, perché raga non ho retto, cioè devo mangiare. Questo è il mio pranzo, le patatine vedrò se mangiarlo o meno, però abbiamo rigorosamente da asporto sandwich con maionese, prosciutto crudo, insalaten, zucchinen e altre robe del genere. Comunque veramente molto goloso ed è fit, dai. Non è chissà che cosa, più o meno. Comunque dopo questo sgarro proverò più tardi a cercare qualche metodo per perdere peso, che non so quale sia. Fare tanta pipì, bere una tisana. Ma perché dire ogni cosa? Con la tisana si perde peso. La tisanina dovrebbe essere diuretica che ti fa fare il push. Diuretica? Ma che cazzo sei? Concentra. Vabbè, dopo vediamo. Ci vorremmo aiutare da Wikiao. Per fortuna nel frigo di Federica, che da oggi è diventata Federica, ieri era Federica, invece oggi ha acquisito una R in più, ho trovato per fortuna un'arancia, che spero sia un'arancia e non una mandarina, perché le mandarine non mi piacciono. Chianci, da quattro arance. Saluto alla professoressa di Federica. L'arancia, essendo molto zuccherina, mi darà non solo quel liquido che mi ha consigliato il buon Davide Artusi, ma anche e soprattutto un po' di zuccherinità che mi serve per tirare avanti, ragazzi, altrimenti cadrei a terra, visto che soprattutto dopo ricordiamo che devo andare a correre. Aiutami, aspettami, l'arancia non dovrebbe avere semi. Ho un'arancia che ha... un mandarino. Diamoci un'ultima consolazione anche con uno shaker di proteine gusto vaniglia, perché comunque un minimo di nutrienti li devo raggiungere in questa giornata, altrimenti alle 5 del pomeriggio mi sotterrano. Bene ragazzi, sono appena tornato a casa dalla passeggiatina pomeridiana con Nika. Sono le 3:02, le 15:02. Adesso rimane una sola cosa da fare per questa giornata: iniziare a fare sul serio. Ho in mente di fare una doppia sessione di allenamento oggi. La prima sarà di pesi, in modo tale che possa unire l'utile al dilettevole e mi alleni in questa giornata, e quindi diciamo mi porto avanti anche col lavoro. E poi, qualora non bastasse, se non dovessi sudare abbastanza, cosa che proverò a fare vestendomi sempre pesante con la felpa, si andrà a correre. Merda. Sono nemmeno a metà allenamento, non so come farò dopo andare a correre. Giuro. Ragazzi, ho appena finito la mia sessione d'allenamento. Sono stanco. Tanto stanco. Ma adesso andiamo a vedere il mio peso attuale. L'ultima pesata non mi ricordo quanto fossi, però momento della verità: 78 e mezzo. Porca troia. Rispetto alla pesata di ieri, che ero 79,2, ho perso quasi un chilo. Quasi un chilo. Adesso l'idea è quella di andare a correre, cercare di sudare il più possibile, poi tornare e attuerò un ultimo tentativo, che so che in teoria dovrebbe funzionare, non so quanto è affidabile, ma ci proviamo, le proviamo tutte per battere Giampiere.
Ma tra l'altro lui non doveva fare il video. Alla fine è finito così, a dormire. Non sapevo se dimagrisse dormendo. Bene, dai. La funzione però lo provo pure io. La cosa che però voglio provare a fare prima di scendere di casa e andare a correre è quella di incentivare ancora di più la sudorazione con un metodo, secondo me, ridicolo. Spero non mi veda nessuno dalla finestra. Cioè quello di impellicolarmi la pancia. Perché in teoria, creando questa patina di pellicola, dovrei riuscire ad aumentare la sudorazione. O almeno questo è quello che mi sto continuando a ripetere da tutto il pomeriggio. Quello che dovete fare è prendere la vostra pellicola trasparente e cominciare a girarvi attorno, magari non stracciandola a primo giro. Sembra una cazzata, ma c'ha un suo fondamento scientifico, che è quello. Tanto vi do un consiglio: se dovete fare questa cosa, comprate una merda di pellicola che non faccia così cagare come questa. Se io mi bardo di roba, dovrei sudare di più. È tutta una roba da autodidatta, non è che so effettivamente se questa roba funziona o meno. Adesso è tutto assicurato, mi tira bestia, mi tira veramente come una bestia. Copriamo, rimettiamo anche la felpa e andiamo a correre. Non pensate che stia barando, ragazzi, sto davvero correndo e mi sto bloccando. Chissà che pensa la gente. Durata media, cazzo, boh, 5 minuti di autonomia. Già sono a passeggiare perché devo riprendere il fiato. Mamma mia, comunque la pancera di pellicola funziona, raga. Sto sudando come un porco. Oh mio Dio, faccio cagare a correre, eh. Allora, questo è il mio obiettivo, cioè il negozio di un mio amico. Sono sempre più rari i momenti in cui corro e sempre più frequenti i momenti in cui cammino. E avrò fatto sì e no 3 km, non è che ho fatto chissà quanto. E l'obiettivo di oggi l'ho raggiunto, ragazzi. Ci siamo. Piccola pausa, scrocco un caffè a lui e continuiamo. A few moments later. Non ce la farò mai. Aiuto. Sto per arrivare a casa, ragazzi. Credo di aver fatto 5 km in totale. Mi sentono davvero parecchio. Sono distrutto, soprattutto dopo un allenamento. Raga, non so che ore sono. Sono le 8:08 di sera. Raga, mi sono messo sul divano e mi sono addormentato. È il momento di recuperare. Ma prima capiamo se questa dormita mi ha portato a perdere peso o a prenderlo. Vi ricordo che sono partito ieri da un peso di 74 kg precisi. Ho pranzato il pranzo che avete visto e basta, tutto il giorno ho toccato cibo. Ma è pure vero che non ho fatto un cazzo, sono stato a dormire sul divano. Chissà Giorgio cosa starà facendo, sarà andato a correre, sarà allenato. Non lo so, ragazzi, ma scogito tutti gli stratagemmi del mondo e io ho dormito. Top. Via le ciabatte. Ok. Il problema è che la telecamera pesa tipo un sacco, quindi... Aspetta. Ah, ok, top. Sperando non caschi tutto. Che scherzo, raga. 73,3. Buono. Cioè, praticamente non facendo un cazzo ho perso 700 grammi. Però posso fare di meglio. Beh, questi sono i consigli di Wikiao su come perdere peso in un giorno. Proviamo ad attuarli. Perdere peso eliminando l'eccesso di liquidi. Bevi ogni giorno molta acqua. 3-4 litri di acqua al giorno. Ne avrò bevuti tipo 0. Fai più esercizio fisico. Sì. Buonanotte. Esercizio fisico al mattino, non è nel mio caso. Tra tutte queste cose che ho letto, pensavo di avere lo yogurt greco, ma è finito. Quindi proviamo a bere un po' d'acqua, poi ci facciamo una corsetta in soggiorno, facendo il giro del soggiorno. Un po' di, boh, cazzo ne so, raga, 10 minuti, così, per sudare un po'. Dopo questa corsetta ci fiondiamo in doccia, perché da quel che mi ha raccontato Murri, se ti fai una doccia, aveva detto un bagno, ma proviamo con la doccia, se ti fai tipo un bagno, una doccia caldissima, in teoria dovresti perdere peso. Adesso io non so dove abbia preso codesta informazione, non so nemmeno se lui la sta provando o l'ha provata, però proveremo a pesarci dopo la doccia. Così va, figa. Che cazzo cambia? L'importante è che si corre. No? Come si deve correre? Penso con che... questo passetto. Scusa, aspetta. Che cazzo vuole? I peli tutti in su. Scusi, tu stai parlando il can can. Il che sto parlando. Sì, che testo è? È giusto. Sono così per... 8:39, 20 minuti, Sono le 9. E dai, passato il tempo. Io sto morendo, porca Ma come cammini? Ma come corri? Sei tutto storto. Cioè, non sei proprio portato. Zero, cioè. Ma
Allora, raga, sto morendo. Sono le 21:03. Mi fanno male le gambe. Non so se avrò perso qualcosa. Dubito, però 20 minuti di corsetta male non fanno. Raga, questo per farvi capire a che temperatura mi sono lavato. In bagno c'è praticamente un bagno turco. No, vabbè, guardate qui che sto. Ah no, erano i miei occhiali. Mi metto le mutande e il peso. Ok, raga, momento della verità. No, raga, com'è possibile? È palese, è impossibile sta roba. Cioè 72,8 è impossibile. Cioè, quindi quanto ho perso? 1,2 kg. No, vabbè, devo chiamare Murri, devo dire sta cosa. Ok, raga, non prendetela sul personale, ma il bagno me lo faccio per i cazzi miei. A dopo. Ragazzi, il mio peso finale post bagno, e con questo concludo anche la mia giornata, perché sono in realtà le 8 quasi, quindi non cambierebbe nulla da qui a un paio d'ore. L'ultima pesata segna esattamente 77,6 kg. Faccio vedere che non dico baggianate, ragazzi. 77,6 kg. Quindi da 79,2 che partivo, 79,2, 78,2, sono, cioè, se avessi perso 1,6 kg persi. Sono sicuro che se avessi insistito un po' più nella corsa, avessi fatto qualcosa di più estremo per sudare, probabilmente a 2 kg ci sarei arrivato. Però mi ritengo abbastanza soddisfatto, ragazzi. 1,6 kg in un giorno, in meno di 24 ore, vuol dire che sono abbastanza soddisfatto. Sono curioso di sapere quanto ha fatto JumpyTech. Bene, ragazzi, stavo montando il video, ma mi sono reso conto che non c'era l'outro del video. Ho vinto io meritatamente, visto che Jumpy non ha fatto nulla per questa challenge. Però è stata una bella sfida, mi è piaciuta. Abbiamo avuto uno scarto veramente minimo. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto. A 30,000 like facciamo il video inverso, cioè chi prende più peso in 24 ore vince.